Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di Play Review per andare a vedere la nuova SBC uscita ieri nel giorno di Natale, ovvero quella di Philippe Coutinho in versione Winter Wildcard. Vi rinnovo i miei personali auguri per Natale anche per i ragazzi di Maastricht con cui è in collaborazione questa serie. Vi lascio il link al loro canale Twitch qui nel primo commento pinnato in alto. Noi nel frattempo andiamo a vedere il giudizio sul giocatore brasiliano del Barcellona. Partiamo dal costo, che si aggira attorno ai 205.000 crediti su tutte e tre le console. Il giocatore si presenta con un 5 stelle skill, 4 stelle di piede debole, alt normale di work rate. Che armi sta il più consigliato varia tra quello di cacciatore, nel caso vogliate andare a maxare il boost in velocità scatto, oppure quello di motore, nel caso vogliate andare ad aumentare magari i valori di reattività e per esempio di agilità. L'ibridabilità è eccezionale, dato che abbiamo un'ottima squadra e campionato di appartenenza, quindi Liga Santander Barcellona combo ottima, e nazionalità brasiliana che dà per esempio accesso al link a Vinicius e a Rodrigo. E lati positivi di questo Philippe Coutinho sono le 5 stelle di skill e quindi tutto il reparto di dribbling annesso. Abbiamo 90 di agilità, 93 di equilibrio e 90 di controllo palla, che gli consentono di saltare l'uomo senza particolari problemi. Una cosa che ho notato principalmente per quanto riguarda le skill è il fatto che abbia il pallone sempre attaccato al piede, tra i piedi e nella disponibilità per saltare l'uomo, mettere compagni in porta, tirare così via. Un buon 85 di freddezza, sicuramente si può trovare di meglio, ma non è un valore così malvagio. E soprattutto la cosa che può far storcere un pochettino il naso è la velocità, e anche se il valore per eccellenza di un trequartista è molto molto buono, un 93 di accelerazione che gli permette di sprintare sul primo metro senza problemi, ma con il pallone, come detto prima, attaccato al piede. 82 di velocità, che in campo aperto comunque al momento comincia a farsi sentire. Abbiamo poi un buon 85 di stamina, che gli permette di giocare comunque 75-80 minuti. Dopodiché abbiamo i valori che probabilmente interessano di più di questo Coutinho, ovvero il tiro, soprattutto quello dalla distanza, è una cosa fuori di testa, dato che abbiamo anche il trait long shot taker. Ma abbiamo una combo, e andando a vedere tre valori in particolare di tiro e passaggio, che è fenomenale: 89 di potenza tiro, 94 di long shot e 97 di effetto. In particolar modo il tiro a giro di questo Coutinho è un qualcosa di clamoroso, oltre ad avere dei buoni valori per quanto riguarda il resto di queste due caratteristiche. 87 di posizionamento, buon 82 di finalizzazione. Ok, potrebbe essere migliorato e viene migliorato dal Kermessi Style, ma anche la possibilità di mettere i vostri attaccanti in porta senza problemi. 88 di visione, 86 di passaggio corto, 83 di passaggio lungo gli consentono di fare il ruolo di trequartista senza particolari problemi. Allora, andiamo a vedere però i lati negativi di questo Coutinho, perché se no sarebbe una carta fuori dal comune. Probabilmente il fisico, nonostante il body type average, anche se non è troppo stazzato in game, se fate intervenire i valori di forza, in quel caso sicuramente va a perdere contro difensori molto ben stazzati. Oltre 67 di elevazione e 51 di colpo di testa, che essendo alto 1,72 m non gli permettono di prendere neanche un pallone aereo. Un 81 di reattività che però viene limato da tutto il resto del comparto di dribbling. Se andiamo a pensare dei giocatori molto più utilizzati con delle caratteristiche abbastanza simili per quanto riguarda il dribbling, abbiamo Fekir che ha 84 di reattività, e oppure Vinicius che ha addirittura 79, per esempio nella versione 86. Sicuramente anche la velocità scatto può essere un piccolo problema. Se giocate principalmente in contropiede,
allora questo Coutinho potrebbe soffrire. Però, arrivando al giudizio su questo Philippe Coutinho, nel caso siate fan del Barcellona, nel caso siate fan di Coutinho oppure abbiate necessità di un link di una squadra, di un giocatore brasiliano, in quel caso può essere assolutamente consigliato. Nel caso anche non abbiate Fekir nella sua versione RTTK, può essere anche lì assolutissimamente consigliato. Se l'andate a pagare abbastanza meno, 150k, potrebbe corrispondere tranquillamente al valore di questo Coutinho. In quel caso può arrivare ad essere assolutamente consigliato. Se avete bisogno di un trequartista della Liga Santander, può fare al caso vostro, se sapete skillare. Anche se il prezzo, facendo riferimento a come abbiamo detto prima, è leggermente più alto di ciò che ci si potrebbe aspettare, di ciò che potrebbe magari corrispondere al vero e proprio valore, per renderlo consigliato a tutti, per il fatto comunque di essere altamente ibridabile, di avere, se non avete completato le SBC precedenti, non tantissimi competitor in campionato, e con queste caratteristiche, e per il fatto comunque di essere un giocatore molto divertente da utilizzare. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetecelo sotto qua nei commenti, dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di Ema Street, trovate il link nel primo commento pinnato in alto. Noi ci vediamo in un prossimo video, qui da Batte Tutto, ciao!